E ritorniamo con una serata indie horror. Sì, sì, mi interrompa pure, buon uomo. Ehi, hey, gente, questo è il video del benvenuto con Fears to Fathom, in particolare il terzo capitolo del gioco, Carson House. E vi chiedo scusa perché non potete biasimarmi, ma questo capitolo, quando mi è passato nella libreria di Steam, nel catalogo di Steam, l'avevo scambiato per Home Alone, il primo capitolo della serie. Non potete biasimarmi perché la schermata iniziale è la stessa praticamente. Se non hai un occhio fino non te ne accorgi sfogliando il catalogo. Comunque, siamo qui con Carson House e Fears to Fathom, un gioco che ci racconta a capitoli delle storielle inquietanti, in quanto non si distaccano troppo dalla realtà, perché ci raccontano delle storie in cui i mostri non sono vampiri, zombie o qualsiasi creatura deforme che possiamo immaginare, ma gli unici mostri che incontreremo sono delle persone, degli esseri umani che magari incontriamo ogni giorno senza accorgercene, degli esseri umani problematici che sono in grado di compiere degli atti atroci e brutali, e noi saremo le vittime di questi atti se non sapremo salvaguardarci e non compieremo le scelte adatte. In particolare, Carson House dovrebbe raccontare la storia di un ragazzo 18enne che dovrà svolgere un lavoro di house sitting, ovvero dovrà badare alla casa di un social manager, in quanto questo sarà fuori per il weekend, e noi dovremo badare alla casa di quest'uomo in cambio di qualche soldino extra. E durante la notte si svolgeranno dei fatti stranissimi. Questa è la recensione di Steam. Buttiamoci subito nel gioco, quindi Home Alone, Norwood Hitchhike, li ho portati entrambi, li troverete sul mio canale e spero che li guarderete per sostenermi. Ma noi andiamo subito con Carson House. La durata del gioco dovrebbe essere di circa un'ora, quindi Carson House, new game. Ovviamente se dura solo un'ora lo porterò tutto in un episodio. Ed eccoci qui, Fears to Fathom, paura di svanire, episodio numero 3, settembre 24. Allora, inizia sempre così ogni capitolo, come se fosse una storia Reddit che si legge su Reddit, in cui una persona dal nulla ci racconta la sua storia e un avvenimento orribile che ha traumatizzato la sua infanzia, la sua vita, insomma. Questa qui è la storia di Noah, 28enne, maschio del Midwest, e non so perché sto mandando questa storia, ma spero che sia da lezione per qualcuno. Mi è successo quando avevo 18 anni, ma mi ricordo questo incidente come se fosse ieri, in quanto il trauma ha dettato la maggior parte della mia vita. Qualche dettaglio preliminare per farvi capire meglio la storia. Mio papà era un realtor, che dovrebbe essere un agente immobiliare, un venditore di casa, insomma, e quasi sempre si faceva amico i suoi clienti. E un giorno, mentre tornava a casa, è riuscito a rimediarmi un piccolo lavoretto per il weekend. Uno dei suoi clienti stava andando via per qualche giorno, aveva bisogno di qualcuno di cui fidarsi per badare a casa sua. Il signore lavorava come CEO, non ho la più pallida idea di che cosa sia, ad una compagnia di media. Papà mi ha detto che mi avrebbe pagato $100 solo per stare in casa sua, badare a casa sua e fare qualche piccolo lavoretto. Ho accettato l'offerta al volo, in quanto non avevo niente di interessante da fare per il weekend. Inoltre avrei potuto utilizzare il tempo libero per completare i miei lavori scolastici, i miei compiti per casa. Inoltre non ero troppo schizzinoso da dove arrivassero i soldi. Mio papà mi ha portato alla casa. Ok. Così proprio mi spaventi, sei pazzo. Questa è una lavanderia, non è... Questa è una lavanderia, non è la casa. Noah, c'è qualcosa che non va? Devi raccontarmi... Perché? Tre puntini, che cosa? Cambio, $1, $5. Ah... Piove, devo uscire? No, non posso uscire, non mi fa aprire. Di solito quando posso interagire mi compare il puntino, infatti come qui, tre puntini. Con le porte non posso interagire. C'è qualcosa? Non posso interagire. Non posso uscire. Allora dove devo andare? Forse devo andare in quella porta? No, secondo me sto sognando, perché non ha molto senso che... mi dici mio papà mi ha portato lì e poi mi ritrovo in una lavanderia. Anche lì c'è una porta effettivamente. Toilette! Tre puntini, ok? Non devo andare qui, suppongo che dovrei andare di qui allora. Privato. C'è una mano che mi dice stop. Riservato ai dipendenti. No, ma tu sei uno studente, sei sicuro di lavorare qui? Però essendo l'unica cosa che posso aprire, suppongo di poter andare di qua. Di dover andare di qua. Non si fuma, grazie. No. Ok. Questa è proprio una stanza da film horror. So che non appena mi avvicinerò a quella porta qualcosa mi mangerà, spunterà un mostro. E sono anche sicuro che secondo me sto sognando. Sono piuttosto convinto che sia un sogno questo. Oh mio Dio. Non si fuma due volte. Oh. Sì, è un sogno. È un sogno questo. Queste le posso aprire. Allora, no, a meno che... Poi dipende, magari è un incubo. Dipende, hai sempre sognato di lavorare in una lavanderia, Noah?
Io apro tutto, me ne frega niente. Oh, non volevo farlo, scusa. No, 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 scusa, scusa, scusa. Shift, shift per scappare. Perché? Perché mi dici che devo premere shift per scappare? Da cosa devo scappare? Shift per correre. Oddio, che cosa c'è? Cosa mi sta seguendo? Ah, che è l'erciume in questa lavanderia? Spero che non sia tua. Oh mio Dio, qualsiasi cosa ci fosse, ci sia qua dentro, sicuro, sicuramente è bello che è marcio. Vandalismo, vandalismo, lasciamo delle tracce che siamo passati. Oppure rendiamo comunque la vita difficile a qualsiasi cosa mi voglia mangiare. Oddio mio, coso. Buongiorno. E poi sta musica lofi. C'era scritto all'inizio che era tutta copyright free. Ed è musica lo-fi. Low budget sarebbe. Gratuita, pubblicata su YouTube per... Non ti ho parlato! Che vuoi? Non ti ho parlato, non ho interagito con te, posso uscire? Bleach, candeggina. Cosa? Mi scusi? Cosa? Dove l'hai messa? Ma sono appena arrivato, ma chi cacchio sei? Cos'è questo posto? Chi sei? Dove ho messo cosa? Ti ha detto la candeggina? Non mi sembra giusto dire dove ho messo cosa. Dobbiamo essere un po' più decisi, sennò questo qui ci ammazza. Cos'è questo posto? No, siamo troppo spaventati. Chi cavolo sei tu? Dov'è la candeggina? Ho bisogno di candeggina. Cos'è questo posto? Chi sei? Non so di che cosa tu stai parlando. Ho detto che ho bisogno di candeggina! Tre puntini. Noah! Noah! Ah, il sonnellino è finito. Praticamente stiamo sognando, secondo me adesso sentiamo... Ah, ok. Stiamo sentendo la voce del papà che ci sta svegliando per portarci al lavoro. Ok, ho capito. Quindi siamo in camera da letto, secondo me. Adesso stiamo sentendo le paroline di papà che ci sta svegliando. Siamo qui. E hai detto che potevi farlo. Svegliati ora. Svegliati. No, no. No, svegliati. E blackout. Tre puntini. Tre puntini. Tre puntini. Tre puntini. Sei ancora sicuro? Se pensi ancora di riuscire a fare questa lavoro? Per quanto ho dormito? Ce la posso fare, papà. Roy mi ha chiamato e mi ha detto che le chiavi dovrebbero essere sotto una roccia finta. Ho capito. Ha detto che si trova nel cortile sul retro. Tre puntini. E io per esempio non nasconderei mai una chiave finta nel cortile, perché anche su una roccia finta, anche nella cuccia del cane, non la nasconderei mai in cortile, perché chiunque potrebbe arrivare a prendere la chiave, entrare in casa mia, poi mi trovo, non lo so, un assassino nel letto che mi aspetta. No, anche no. Comunque, e anche detto di tenere le porte chiuse e non aprire a nessuno le porte, ok? Ho capito la prima volta, papà. Ti ho sentito. Si vede che siamo adolescenti. Ti ho sentito la prima volta, papà. Ok, ora muovi il tuo culo e vai al lavoro. Spero che tu sappi che io sono qui solo per gli snack. E anche per i $100. Non mentire, Noah. Ma guarda te. Spazio per uscire. Scusate, aggiusto un po' il microfono. Ok. Spazio per uscire. In alto a destra ho lì. Papà! Investimi, papà! Non voglio fare questo lavoro. Non voglio. Dammi. Noi! Papà! Non ha esitato a investirci il bastardo. Sto morendo. Papà mi ha investito, papà. Sto zoppicando. Oddio mio. Siete pazzi. Qui non esitano ad ammazzarti. Qual è la casa in particolare? Questa? Penso sia questa dove ci ha lasciato. Anche se non ha le finestre. Era un bel vicinato. E questa? Vabbè, effettivamente non abbiamo la chiave. Devo prendere la chiave dal cortile sul retro. Allora, crea un ottimo suono ambientale questo gioco, molto immersivo. Però cosa sono queste grida? E siamo a Detroit. Lei sta andando un po' troppo velocemente, signore. Cosa sono sti rumori? Veramente, una vittima sgozzata. E non volevo scherzare con quella roba. È un generatore, è un contatore. Allora, il backyard. E questo? Ok, texturizzato. Devo prendere la chiave dal backyard. Dal cortile sul retro. Oh, c'è una cuccia del cane. Oh, c'è anche un cagnolone. Questo è un cagnolone. Oh, bel cagnolone. Non mi mangiare, eh? Cucciolo mio. Amoruccio. Oh, che bello sto cane. Oh, mi posso abbassare con C? Che succede, piccolo? Sembrano i cani rimbambiti di Nintendogs. Come muovono la testa quando non sono d'accordo con il comando. Non ho capito il comando che mi hai detto. Luna, siediti. Cos'è questa, la pallina? Ok, un nodo. Ah, oh, ha fame, mi sa. G per lanciare. Ha fame il piccolo.
Sì, ho capito. Hai detto che è su una roccia, sotto una roccia finta, però... Oh! Con Esk si apre il menu. Oh! Evelyn Cooper? È vero che con Esk si apre la chat. È rimasta ancora. Questa scuola è piena di stronzi. Lo so, vero? Ma non penso che tu sia una stronza. Evelyn, una stronza. Non penso che lo sia neanche tu, faccino felice. Ah! La fidanzata? Oh, la sua migliore amica. Permettimi di chiamarti tra poco. Rispondi! Vorrei proprio che venissi qui stanotte. Anch'io. Ma le cose... Ah! Cosa che devi fare per tenere tuo padre contento? Lo sai che non sono stato un buon ragazzo con lui. Se tuo padre non pensa... Se tuo padre non pensa che tu sia un buon figlio, allora non so neanche che cosa... Non voglio neanche sapere che cosa pensa mio padre di me. Ha ha ha. Penso che sia solo molto deluso. Penso che l'ho deluso veramente molto con Kara. Non ancora, non di nuovo, Noah. Devi smetterla di... frustrarti con questa storia. Che cosa ha fatto quella puttana? Ti ha chiamato di nuovo? È solo che non riesco a farci niente se non a sentirmi stupido. Non è stata colpa tua. Punto. Comunque. Devi fare qualcosa qui. The Grudge la prossima settimana è un film horror. Wink wink, occhiolino, occhiolino. 100%, 100%, wink wink, occhiolino. Quindi insomma vanno a scopare. Cioè, è quello. Wink wink. Sì, guardando un film horror. Oh, questo piccolo bambino. È un posso aprire le foto. Questa è bella, non c'era finora. Che bel gattino. Che bel gattino. Tra l'altro sembra scattata in questo posto. Paradossalmente sembra proprio questo posto. Hanno incollato il gatto e l'hanno fotografato vicino al vaso dei fiori. Poi guardo se c'è questo vaso dei fiori. Sono veramente geloso per Ava. Vera, I know, right? Vuol dire è vero? Davvero? Ed essere stato il... Ah, ho appena fatto il sogno più strano di sempre. Ok. Quella è la pietra finta, questo è un fiore. Io in realtà volevo aprire il menu per aumentare un po' la luminosità, però... Questa è la pietra finta? Oh! Pietra finta? Pietra, ok, chiave, ok, perfetto. Trovata. Perché il cane ha due cucce? Boy! Boy! Chi ha chiamato il suo cane? Boy! Boy! Oh, c'è veramente acqua in questa piscina. Ah, mi sono bagnato. Un pochino. Quindi la devo usare qui la chiave. Non mi piace la luminosità, è troppo bassa. Chiudiamo la porta, posso chiudere? No, posso chiudere a chiave. Ok, finalmente c'è un po' di tranquillità, è finito il rumore ambientale orribile. Che devo fare? Sono entrato in casa, adesso? Ok, ci sono cose che posso aprire e cose che non posso aprire. Devo fare pipì. Ah, quindi devo cercare un bagno. Questa è una cantina. A meno che non la voglio fare in un angolo nella cantina, sarebbe meglio di no. Non disturbare, per nessun motivo. Va bene. Oh! Sconcertante. Ok, e lui è un social media manager e ci sta, per questo c'è lo schermo verde. Però, sapendo che in questa casa succederanno delle cose brutte, siamo sicuri che faccia solo lavori per il mercato bianco? Siamo sicuri che no? Devo fare veramente la pipì? No, me la sto facendo addosso. Non so dove sia il bagno. Oh, eccolo qua. Qui? Ah! Ok, potevi anche, non so, farmi un blackout dello schermo, non farmi vedere questa cosa. Però deve essere proprio minuscolo il mio pipino, se neanche lo vedo guardando così. E la madonna! Cosa c'avevi dentro? Un litro e mezzo di Coca-Cola. Posso aprire le finestre, no? Non posso lavarmi le mani. Sei un lercio, sei Noah. Oh, messaggio da un numero sconosciuto. Grazie per aver... Ah, ok, penso sia il proprietario del caso. Grazie per aver preso il lavoro, ragazzo. Veramente apprezzo che tu lo faccia. Mi dispiace essere dovuto andare via presto. Mr. Carson? Non posso inviarlo. Colpa mia, sono Roy. Ho preso questo contatto da Walter. Il lavoro qui sta diventando... sta prendendo la meglio su di me. Oh, nessun problema, signor Carson. È veramente un piacere mio. Lui è mio papà. Veramente, Noah, prima di tutto abbassiamo la tazza. Però lavati le mani. Questo è perché convivo. Sono stato quasi addomesticato a farlo. Roy Carson, ok, abbiamo salvato il numero. Non avrei chiesto a nessuno se non fosse stato per Zeke. Zeke? Chi è Zeke? Il ragazzo... Ah, il cane.
Pensavo si chiamasse voi. Il ragazzo, il mio cane, è stato molto malato ultimamente. Beh, mi prenderò io cura di lui e della casa. Ora che sono qui, non ha più nulla di cui preoccuparsi, signor Carson. Faccino, faccino. Non posso inviarlo, brutto stronzo. Ok, oi! Non sbattermi così le porte, non è casa tua. Sì, tu, Crouch? Oh, posso guardare fuori, bello. Altri tre messaggi. Veramente, mi stai salvando la vita, ragazzo. Parlando di lui, volevo ricordate che è ora della sua cena. Potresti prendere il cibo dalla cantina? La cantina è piuttosto buia, eh. Mi mette un po' a disagio. Dov'è sto cibo? E infatti lo dice anche lui. La cantina era piuttosto buia. Non posso usare la torcia del telefono. Dove lo trovo il cibo? No, questa è lacca, questa è vernice. Ah, ho quasi dimenticato. Mi dispiace per quella luce in cantina. Puoi prendere la torcia dalla stanza. Come cavolo si chiama? Dallo sgabuzzino di sopra. Magari riesco a trovarla al buio, no? No, non ci vedo una cippa. Va bene, andiamo a prendere la torcia, nessun problema. Ha detto che è al piano di sopra. Dov'è la scala? Dove sono le scale? Questo è il bagno, vero? Sì, è il bagno. Lasciamolo aperto, va, così mi oriento un po' meglio. Questa è. Ok, la porta principale, meglio non uscire. C2 Crouch. No, 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 lascia qua, ok. C2 Crouch, ok. Qui non c'è niente. Rail è lo sviluppatore di questo gioco. Era troppo pigro per modellare il garage. È carino. Ok. Ah, prova avanti. Riprende da dove abbiamo fermato. Non riparte da capo. Interessante sta cosa. Molto interessante. Molto interessante. Carino. C2 Crouch perché quando mi avvicino alle serrande mi dice di abbassarmi per guardare fuori. Probabilmente dovrò guardare qualche intruso che sta cercando di entrare. Ok, questa era la stanza verde. Però perché l'hai messo solo sull'altra porta a non disturbare? È qua che devo andare. Oh! Che ha detto? Ho capito che quella casa era molto più grande della nostra. Però ha detto qualcosa sulla televisione. Dovrei spegnerla? Ah, però è la stessa pubblicità che viene mandata all'infinito. Ah, forse avrei dovuto spegnere la televisione, questo ha detto. E così ho fatto. Un altro bagno? Stavo solo controllando se mi permettesse di alzare la tavoletta. Magari qui mi posso lavare le mani? Bestia? No? Ti fa schifo? Te fa schifo? Ah, è la cassetta del posto. Sembrava fosse qualcuno, vedete lì. Sembrava fosse una persona. Nella grafica. Oddio! Non mi ha scannerizzato la porta. Non riflette la porta questo specchio. Vabbè, è un gioco, diciamo. Ci sta. Di nuovo è partita la canzone brutta. Non riesco a capire come mai. Questa era una camera da letto. Oddio, chi è che lascerebbe una luce accesa in questo modo, così, nell'angolo? Qui c'è un altro programma TV. Ciao! Ui! Ah, non hai neanche rifatto il letto. Per essere una persona di successo, veramente, non hai tempo neanche di rifarti il letto. Carina sta casa, comunque. Ci vivrei. Davvero carina. Due ingressi. Tante finestre, per carità, ma solo due ingressi. Oh, questo è lo sgabuzzino. Dov'è la torcia? Dove la posso trovare questa torcia? Oh, eccola qui. Oh, finalmente ci vediamo. Perfetto. Oh, meglio così. Dovrei spegnere la televisione, dite? Ah, l'ho già spenta. Mi sono dimenticato. Ok, scendiamo. Forse dovrei esplorare un po' meglio per capire che cosa c'è qui. Oh. Mandiamo un SOS. Ricordatevi, l'SS si fa così. Tre battiti veloci. Tre lenti. La stanza da letto e poi di nuovo tre battiti veloci. La stanza del signor Carson aveva uno strano odore di. Cos'è sta roba? Di abiti bagnati. Cos'è questa roba? Questa mi ha. Ah, una sveglia, ok. Non so, aveva attirato la mia attenzione. Qui che cosa c'è? Un altro sgabuzzino. Ma no, questo in realtà è un armadio gigante. Con solo due camicie. Molto intelligente l'utilizzo dello spazio. Non riuscivo ad aprirla da qui. Oh, da qui si può aprire. Oddio, ah, hanno messo questa roba davanti. L'ufficio di signor Carson sembrava un buon posto dove mi potevo sedere a fare i miei lavori.
Ma prima di tutto andiamo a dare da mangiare al cane, perché mi dispiace per quel cagnolone. Questa è la lavanderia. Non da mangiare a quel cane, perché mi dispiace per quel cagnolone. Non voglio che muoia di fame. Allora, la cantina dov'era già? Qui. Beh sì, anch'io tengo il mangiare del cane in cantina, quindi diciamo che mi immedesimo con il signor Carson. Dov'è? È qui che non ci vedevo prima. Non è qui? No, non è qui. Qui non c'è niente. Ma potevo anche utilizzare la torcia del telefono, no? Lo schermo per illuminare. E questo sì, questo sembrerebbe il cibo per cani. Sì, c'è un cane disegnato sopra, suppongo. Ma oggi io volevo dargli al pollo. Giallo di solito è pollo per i cani. Diamogli il pollo. Cagno! Piccolo Ziki! Piccolo Ziki! Oddio mio, questa porta mi ha ucciso. Piccolo Ziki, si mangia? Ziki! Piccolo! Stai russando? Devo metterlo nella torciotola. Devo aprire... Ma smettila! Devo aprire la scatoletta. E con cosa la apro, scusami? Con i denti? Forse in cucina c'è una apriscatole? Oh, infatti... Devo premerci sopra? No, forse devo lasciarla giù. Prendere questo. Come si usa? Ah, devo tenere... Ah, ok, devo tenere premuto, perfetto. Oh, scusi signore. Non volevo... No, non sono maleducato, non volevo di certo lasciarlo qui. Ah, ma va, vai a cagare. Ci ho provato due volte. Ci ho provato due volte e basta. Ok, andiamo a dare da mangiare al cane. Ma cosa gli sta andando a mangiare? Fagioli e... Fagioli, sembrano fagioli, non sembra neanche carne sta roba. Pensavo fosse pollo, ma sono fagioli. Cagnolo! Cagnolo! Vabbè, tanto ce n'è già una, pulirà Carson, no? E sono il suo pattucchiere. Oh, piccolo cane. Piccolo cagnolino. Buon appetito. Adesso devo fare i compiti, suppongo. Ha detto che utilizzava il suo tempo libero per fare i compiti, quindi... Chiudiamo la porta, va? Non mi fido di nessuno. Io chiuderei a chiave. Oh, signor Carson. Ehi ragazzo, ho sentito da Walter che sei un mago dei computer. Devo chiederti un favore. Il mio computer si è comportato in maniera strana ultimamente e tutto il mio sistema di sicurezza è legato a questo. Oh, lei ha tutto un sistema di sicurezza qui? Ok, quindi che devo fare? Questo è il computer. Oh! Madonna mia, mi spaventa sempre. E non mi fa interagire. Ah, forse in ufficio, no, forse in ufficio. Lui c'ha l'ufficio di sopra, vero? Ho dell'equipaggiamento molto costoso che sì, qui in giro. Non vorrei che succedesse. Che succedesse niente. Sì, la capisco. Darò un'occhiata al suo computer. Grazie, ragazzo. Quindi dovrei andare in ufficio, suppongo. Mi sono già dimenticato come si sale. Ok, di qua si sale. L'ufficio era questo qui? No, questa era la camera da letto. Ah, questa era la porta bloccata. Non potevo aprirla da qui. L'ufficio era questo. Chiudi, va. Questo è un computer. Questo? Ok, sì, è questo. Perfetto. Quindi, mi ricordo che stavo facendo calcoli quella notte. Ah, forse dovrei fare prima... Ah, grazie ragazzo. Ale Carson, 5387. Thank you! Non me lo fa inviare. Allora, no, non volevo alzarmi. Devo fare i compiti. Facciamo i compiti prima. Avevo molti compiti da fare, però non mi sentivo in vena di farli al momento. Quindi giochiamo al computer. Ho detto che è Ale Carson 5387. Ale Carson 5387. Did you forget your password? Che hai detto? È Ale Carson, mi hai detto. Ah, con la maiuscola. Annaggia a te. Ale Carson 5387. La grande! Benvenuto, cos'è? Windows Vista questo? No, è Windows XP. Madonna mia, quanti ricordi Windows XP. Allora, abbiamo un allarme. Non lo che non posso esaminare. Questo è flag.exe. Il sistema ha incontrato un errore critico. Ok, ok. Recycle bin. Guida per essere un... Una persona migliore. Guida per essere una persona migliore. Parla e parla, diretto da Alec Carson. In questo video noi copriremo come parlare per essere una persona migliore. Sentitevi liberi di prendere una pausa quando ne avete bisogno. Regola numero 1: non essere maleducati. È una cosa che con la quale sono assolutamente d'accordo. Essere maleducato e... Ui!
Dio mio, cos'è? Che è stata quella... Fermo, fermo, che è stata quella roba? Scusate, compare qualche volta. C'è qualcosa che non va con il broadcast. Nel frattempo, godetevi delle immagini felici. No, sento che succederà qualcosa di poco felice. Me lo sento proprio. Regola numero 2 è rimanere calmo in qualsiasi conversazione. Anche su questo sono d'accordo. Ma che è, un lavaggio del cervello? Più di sta roba. Come si elimina? Fammelo eliminare. Non posso eliminarlo. Questo? File sconosciuto. Questo bisognerebbe sistemare il suo, la sua estensione. Per questo risulta sconosciuto, infatti. Però ha 0 kilobyte, è una cosa strana. Nonostante il formato sia sconosciuto, non dovrebbe avere una dimensione così nulla. Strano. Allora, che dovrei fare io? Egg.exe? Il sistema ha incontrato un errore critico. Inet? Critico. PCD burner? Internet browser? Funziona? Ah, ha scaricato un virus. Ah, devo scaricare un antivirus. Ok, nessun problema. Meglio così. Sì, 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 dammi tutto, dammi tutto. Allora, mi ricorda molto quelle pagine dove scaricavi la roba gratis e mettevano la roba verde, che in realtà era un virus ancora più grande. Tipo Softonic, roba così. Però penso che sia l'unica cosa che posso fare, quindi antivirus 96.exe. Madonna. Mi ricordo ancora Windows XP. Il più bel Windows di sempre. Fastidioso, rumoroso, ma sempre era sempre bello vedere il campo verde come sfondo. Allora, Windows Definition, bam bam bam, perform full scan. Una minaccia trovata. E qualcosa che fa un errore critico così, probabilmente è qualcosa che ha cancellato dei file importanti. Il System 32 non permette di aprire bene il registro, ma non credo che un antivirus riuscirebbe a sistemare una cosa così. E in realtà bisognerebbe fare più una scansione del sistema con Windows, in quanto Windows stesso è in grado di... è un Trojan. Windows stesso è in grado di riconoscere quali file del registro sono danneggiati, però questo è Windows XP, dopo tutto. Rimuovi. Anche perché rimuovendo questi virus così si rischia che i file infetti, che magari si trovano effettivamente nella cartella System32, vengano eliminati insieme al virus. Se si fa così. Però è un antivirus, magari sa qualche fa. Posto? Quindi adesso funziona tutto? Where's the flag, Xe? Ah, funziona tutto adesso. Canada! Ah, no! Aspetta, no, no, scusami. No, no, ho sbagliato. No! Devo farlo dall'inizio. Scusami, ho sbagliato. Credevo di dover scegliere una mia... Aspetta, che cosa vuoi tu? Credevo di dover scegliere io una mia, cavolo, di squadra. Per questo ho scelto Canada tra quelle quattro. Dillo a mio figlio, ma grazie. Ti lascerò una bella mancia quando tornerò. Perfetto. Oh, oh, cos'è quello? Cos'è quello verde? Fermo. Quattro messaggi di Evelyn Cooper. Oh, di che cosa parlava? Strano che... Weird reminds me... Chi è Weird? Strano, mi ricorda di me che cucinavo con Jeffrey su canale 10 la scorsa notte. In ogni caso, il rerun dovrebbe esserci adesso. Ora lo devi vedere con me. Aspetta, quel posto ha una televisione? Aspetta, devo guardare la televisione insieme... Questo non so, mi sembrerebbe... Busse d'Usserdam. Direi proprio di sì. Grazie. Che paese è questo? Questo sembrerebbe Etiopia. Oppure Turkmen. Però mi butterei su Etiopia. Alla grande. Questo sembrerebbe il Kuwait o lo Yemen. No, Egitto, che sto a dire? Sono deficiente, questo è l'Egitto. Questo è il Cile. Questo credo sia Siria, ma non ne sono sicurissimo. Ah, ok. Questa è la Corea, ovviamente. Oddio, questa non ho più idea di che cosa sia. Non è Belgio di sicuro. Forse Central Africa, perché magari unisce più paesi tra di loro. Guinea Equatoriale. Camerun, non credo. Guinea Equatoriale. Cazzo, sapevo che era Centro Africa, lo sapevo. Lo sapevo. Mannaggia a me. Cos'è questo EggExe? Il programma non può partire perché, infatti, vedete, eliminando un virus, probabilmente ha eliminato un file del sistema, un DLL, che è molto importante per far funzionare alcune applicazioni. Ah, posso rifarlo. Questa è l'Argentina. Facile. Questo è il...
Cecoslovacchia. Questo? Nicaragua? Cazzo! Suriname! Non so neanche dove si trovi il Suriname! No, devo fare tutto giusto. Forse sono 10. Questo è San Marino. Difficile, facile riconoscerlo. Questo è il... Non credo sia il Chad, credo sia Swaziland. Somalia! Ah, fangulo, basta. Mi sono rotto le palle. Allora, andiamo a guardare la televisione. Qui. C'era una televisione. Che è successo? Cosa la porta? La porta mi ha spinto lì. Ok, allora. Spero non ci sia nessuno in casa, perché sennò mi cago in mano. C'era una televisione nella camera da letto del signor Carson, se non sbaglio. A meno che non debba scendere giù. No, è la camera di suo figlio questo, non è di Carson. Per questo non è riordinata, ok. È questo? Forse devo andare giù. Forse devo andare giù. Non credo, perché questo è lo stesso programma che abbiamo visto prima. Oh, è questo, ok. Canale 10. Guardiamoci in giro. Sono Jeffrey e oggi cuciniamo. È iniziato, stai guardando? Cibo per gatti? Io dovrei guardare fuori dalla finestra, secondo me. È il mio preferito, cibo preferito, il mio piatto preferito. Non possiamo mangiarlo, è crudo. È stata una macchina. Quindi dovremmo mettere questo cibo su una padella convenientemente piazzata sul forno. Cosa cavolo guardate? Friggi il cibo per gatti. Oh mio Dio. Jeffrey, veramente. Sa essere Jeffrey qualche volta. Oh madonna mia. Sono delle macchine che passano, però ho paura che come su Home Alone mi passi qualcuno e mi dia il presagio della morte che mi attende. Non sto ascoltando il canale. Dovrete fare voi, ragazzi. Iniziate a versare il latte nel bicchiere. E sta roba. Dopo inzuppiamo il cartone nel latte. Oh. Ah, oh, aspetta. Non sembra bello? Ora che il cibo è pronto, possiamo finalmente servirlo. Sembra delizioso, sembra bellissimo. Cat chat. Torneremo dopo questa breve pausa pubblicitaria. Ma vaffanculo. Che roba è sta qua? Lasciamo la torcia qua, va? Tanto non mi serve più. Mi ha detto... Sembra una lista della spesa, infatti, grocery list, una lista della spesa. Penso che dovresti andare a comprarmi della verdura prima che si faccia troppo buio. Ci sono dei soldi nel cassetto. Ranch, vado, signor Carson. No, ti stai perdendo. Ah, mi dispiace, ma devo andare. Il ragazzo mi sta pressando le chiappe adesso. Vuole che vada a comprare, a fargli la spesa nel mezzo della notte. No, ma ti stai perdendo la parte migliore. Vabbè, li lascio che la luce si consumi. Dov'è? Ha detto nightstand. Nightstand è il comodino. Il comodino che dovrebbe esserci in camera da letto, suppongo. Io ho chiuso. Sono sicurissimo di averla chiusa. Ah, il bagno, madonna mia, pensavo fosse riuscita. Infatti è partita pure la canzone brutta. Mamma mia. Sono spaventato a morte. Oh, è il bagno questo. In camera. Devo salire di sopra, in camera da letto, ho detto. Madonna, mi ha scombussolato. Era il bagno aperto, pensavo fosse coso. Ah, l'entrata sul retro. E il cane avrebbe abbaiato, però. Effettivamente, almeno qui abbiamo un cane che ci può difendere. Infatti, se entra qualcuno, io corro verso il cane, sperando che il cane si sbrani chiunque arrivi. Allora, nightstand, ha detto nightstand. Quindi, qui da qualche parte? Non so che quali sia in particolare. Oh, eccolo qua. Dollarios. Cos'è, un dollaro? Veramente? Cosa ti aspetti che compri io con questa roba? Come vado a fare spesa? Punto interrogativo. Devo uscire, suppongo. Roy Carson, per i tuoi problemi, prendi anche qualcosa anche per te. Ovviamente offre la casa. Thank you, Mr. Carson. Dov'è il negozio?
Mi investa, ponga fine a sto cazzo. Cosa stronzo, cosa suoni? Guarda che ti tiro un calcio alle gomme. Allora, cosa ha detto? Puoi prendere la bici di Alec, è fuori dal garage. Ah, Alec è suo figlio, suppongo. Ho capito. È fuori dal garage. Dov'è il garage? È questa. Ok. Sto andando in bici. Pensavo che mi avrebbe teletrasportato. Bello. Devo andare di là. Pensavo che mi avrebbe automaticamente teletrasportato. Mamma mia, inquietante sto posto. Ciao, pensavo che mi avrebbe automaticamente teletrasportato al supermercato. Giusto? Sì, infatti ecco qua. Carino. Stiamo andando pure in bici, stanno aggiungendo un botto di roba. Più si va avanti quel capitolo, più aggiungono cose. Mi piace. 9:22 PM. Allora, questo supermercato, Knax. Va bene. Nessun problema. Fermo. Scendo. Ho parcheggiato nella zona disabili, ma io penso di essere a pieno titolo, almeno mentalmente, appartenente alla categoria. Scusatemi. Bonjour, mademoiselle. Salve. Ehi, va tutto bene? Tutto a posto, tu? Tutto a posto. Prendi un carrello della spesa. Pensavo mi chiedessi qualcosa di importante. Mi sento molto solo, volevo fare un po' di conversazione. Lei è maleducato. Me ne vado via. Che devo comprare? Allora, ha detto Ranch Strawberry Jelly. Allora, Ranch, non so che cosa sia onestamente. Strawberry Jelly è insalata. Mi stavo per dire insalata di fragole. È marmellata di fragole. Marmellata di fragole. Oh mio Dio, devo fare veramente la spesa per un deficiente. Marmellata, questa è marmellata? Sembrerebbe di sì. Più che altro la qualità non è proprio enorme. Cos'è ranch? Ranch, devo cercare. Ranch vuol dire ranch, una casa, un ranch. Choco spread per Alec. Choco spread sembrerebbe, direi che sia una specie di Nesquik. Choco spread, questo è choco spread. Ok. Salve. Tre puntini. Lei è troppo contenta per essere in supermercato, signora. Ho capito che alle signore piace fare shopping, ma lei è fin troppo contenta. C'è qualcosa che non va? Ha assunto sostanze stupefacenti? Signora! Oh! Figliolo, lavori qui? Figliolo, lavori qui? No, sono qui per fare spesa. Ah, ok, figliolo. Come mai? Ha bisogno di qualcosa? E mio figlio piace molto la mostarda. Sono venuto qui cercandola. Ma non riesco a trovarla in nessun modo. Sai per caso dove si trova? Aspetti un attimo, lo faccia fare a me. Oh, che carino, aspetterò qui. Mostarda, dove cazzo possiamo trovare la mostarda? Per favore dimmi che, almeno mi segni, milk and eggs, quindi uova e latte, rice. Prima di tutto la mostarda anche per la signora. Ragazzi, state litigando? E parli del diavolo. Ah, sono i miei amici questi, Turner ed Andy. Che state facendo qui, ragazzi? Fratello, la tua ragazza era qui, sei appena andata. La mia ragazza? Qual era il suo nome? Cara o qualcosa? Fratello, ti ho detto che non si stanno più vedendo. Ah, vero. Yeah, he hopped that. Lui è passato con l'altra ragazza così in fretta che non me ne sono neanche accorto. Ah, quindi siamo noi che abbiamo lasciato questa. Per questo papà è deluso con noi. Cara è la nostra ex, noi l'abbiamo lasciata per passare ad Evelyn. Ho capito. Non sentirlo. Ma raga, non sentire questo stupido. Ma amico, ha portato un mo. Ha comprato molte. Ma molte. Scatolette. Non so di cosa. Penso che stia facendo una festa o qualcosa. Ne sai qualcosa al riguardo? Fratello, sembra molto più vecchia senza il suo trucco. Milf Energy, bro. Non traduco neanche quella roba. E penso che sia più gotica. Goth Milf Energy. Are you guys done? Avete finito, ragazzi? Quando è che crescerai, Turner? In ogni caso, amico, che cosa stai facendo qui? Ah, mi sto solo rilassando. Nah, facciamo house sitting per un ragazzo. Per un tipo. Ah, intendi il signor Alec? Lui va alla nostra scuola con mia. Va alla scuola con mia sorella. Ho sentito che il ragazzo è veramente uno strambo, specialmente da quando i suoi genitori si sono lasciati.
Qualsiasi cosa riempie le mie tasche. Va bene, amico. Ci vediamo a scuola lunedì. Ciao, ragazzi. Ciao, Andy. Ok. Stavo cercando la mostarda per quel signora. Mi scusi, signora. Prima o poi arriverò con la sua mostarda. Chiù, sembrano le... Chi è che sta cadendo? Io ve lo dico, questa signora è troppo felice per... L'OK Kid, the guy. Non sarà un ragazzo, ma non lo odiavo. Vi dicevo, questa signora mi sa che sia strafatta. Quale potrebbe essere la mostarda? Questo sembrerebbe... Non saprei. Go juice. Oh mio Dio, forse questa parte ve la taglio perché ci metterò una vita. Go juice. Cosa? Mi sai dire dove cavolo la trovo? No, wait, non ho ancora finito. Dove la trovo la mostarda? Mi ci tengo quella signora. No, fermo. Oh, mostarda, la grande. Per caso. No, fermo. Fermo, mostarda. Signora. Prego. Ah, eccola qui, dalla mostarda. Grazie, figliolo. Arrivederci, signora. È sempre un piacere aiutarla. Comunque, stavo dicendo. Dammi qua. Dammi la mia roba. Dammi sta roba. Ok. Poi, un choco spread. Che cavolo? Ah, forse l'ho già preso. Ranch, non so che cosa sia. Milk and eggs, quindi latte... Latte coso. Latte. Questo sembrerebbe latte. Fresh milk. E uova. Le uova le posso trovare. Oh, madonna mia. Sono nei guai. Cosa, non mi puoi aiutare? Uova. Le uova dove sono? Dove sono le uova? Posso entrare qui? No. Uova alla grande. Bio perché vi voglio bene, ragazzi. Garden peas, quindi piselli. Uova. E lì uova. Honey mi è venuto uova, non so come mai. Honey e miele. Garden peas, miele, riso. Oh, solo Uncle Tony. Qual è Uncle Tony? Penne! Barilla! Ci abbiamo pure la barilla, ragazzi. Questo è Uncle Tony? Io non voglio lasciarlo, questo. Non riesco a esaminarlo. Questo è Uncle Tony? Qual è Uncle Tony? Uncle Tony, eccolo qua. Uncle Tony, ok? Ketchup. Dicevo prendere piselli e miele. Piselli e miele, dove li posso trovare? Lo hai detto? No, aveva detto qualcosa. Choco spread, magari questo? Choco cops, no? Choco spread, magari uno di questi. Levatevi dal cazzo, ragazzi. Vi dovete levare dalle palle. State in mezzo ai coglioni. Odio la gente che sta in mezzo ai coglioni in questo modo. Veramente, è proprio la più fastidiosa di tutte. Ma io compro tutto. Oh, garden peas. La grande. E poi hai detto miele. Odio la gente che veramente si ferma nel supermercato e sta in mezzo ai coglioni. Proprio come un sacco di carne a bloccare la strada. E gli NPC praticamente che... Come su coso. Quel gioco lì. Ready or not, che stanno lì fermi a darti fastidio. Ma che fastidio, proprio sparare in faccia. Sono un killer. Real, cos'è questo? Good boy real. Questo dovrebbe essere burro d'arachidi. E qui da qualche parte. Oh, forse questo è choco spread. Sembra spready, quindi suppongo che sia choco spread. Honey, alla grande, poi. Ketchup. Alla grande. E poi ha detto non dimenticarti delle uova. Sì, l'ho già preso, ma ranch che cosa sarebbe, amico? Fatemi prendere un attimo il traduttore perché sono un po' nei guai. Non so cosa intende per ranch, ve lo giuro. Perché ranch io ho sempre pensato che significasse le case dove si tengono gli animali, lì dove si allevassero gli animali, ranch. Allevatore, allevamento. E non c'è nessuna traduzione. Ah, insalata. Ok, insalata. È una specie di insalata fatta con non so cosa, ok. Insalata. Poi vedete dell'insalata, ragazzi. Sono le birre. Uova. Che cavolo possiamo trovare? Cioè, nel frigo si tiene l'insalata. Soda pop. Mannaggia a te, dove cazzo è l'insalata? JJJJ, milk. Ta-ta-ta. Non so dove sia questo ranch. Vi giuro. Sto facendo del mio meglio, ma niente. Però una cosa che vi devo far... Forse insalata fresca vuole, ragazzo. Vi devo far notare che non c'è un reparto ortofrutta qui. In questo. C'è un po' di frutta, ma... Sto ranch, dov'è? Ti prendo delle pere e non mi rompere le palle, che dici? Sei d'accordo? Se no, gli dico che il ranch non c'era, vabbè, basta. Ho cercato fin troppo, ragazzi. Cioè, non lo vedo, sto ranch. Lasciamo perdere.
Fatemi sapere nei commenti dove si trova, perché io veramente... Mi sa che posso andare già, così. A posto? No, devo prendere sto ranch. Che cos'è sto ranch? Instant noodles. Ah, porca miseria. Ti prendo questo. Go juice. Instant noodles ovunque li stiamo trovando. Acqua. Acqua Marco, acqua Ana, acqua quello che vuoi. Sto ranch. Non posso chiedere ai miei amici dove si trovi questo ranch da 4 soldi. Non è la più pallida idea, vi giuro. Questo cos'è? Cibo per cani. Magari mi serve. Ah, non mi ricordo di non aver comprato qualsiasi cosa il signor Carson mi abbia chiesto. Non mi abbia chiesto. Cosa? Ah, mi stai buttando via la spesa, madonna, canterina di sta cippa. Era questo il ranch? No, questo era Go Juice. Vabbè, comunque dice di aver preso tutto, va bene così. Mi mancava... Bastardo, mi dici che non ti sei dimenticato di non aver mancato nulla. Adesso ho l'impressione che mi manchi qualcosa. Ma vai, cacchetta. Su, via. Vuoi sempre dire al signor ranch che il coso che non c'è? Il signor Carson che non c'è. Sto ranch da 4 soldi. Oh, ma sme... Ma porca miseria, la salsa per le insalate, ranch. Oh, va bene. Mr. Carson non ha lasciato abbastanza soldi per la roba extra. Ma porca miseria. Lasciala qui. Qui. Quindi questo non mi serve. Lasciala lì. E che ne so io quanto costa? Così va bene? No. Non ho abbastanza soldi. Ci ho messo un'ora a trovare sto ranch. Che ne sapevo io che è la salsa per le insalate? Questo no. Questo sì. Questo sì. Uncle Tommy lì. Uova. Latte. Strawberry jam. Scherzando, non mi ha lasciato niente. Gli sto letteralmente prendendo tutta la sua roba. Mi sto riprendendo senza prendere niente per me. Porca miseria. Ha detto, ah, ti puoi prendere qualcosa anche tu. Non c'è niente per me. Oh, c'è tutto finalmente. Allora sì, bastardo. Visto che mi hai fatto fare tutto sto casino, io mi prendo, guarda, qualsiasi cosa che ci sia. Prendo una bevanda, me ne frega niente. Fino all'ultimo centesimo ti faccio spendere, figlio di puttana. Così te la sudi. Sto suino che mi fa manda a fare la... Neanche una lattina di Sprite mi posso permettere. Prendi qualcosa anche per te, Corresso. Cosa mi devo prendere? Un goleador mi posso prendere? Le Mentos? Uno sneakers? Niente. Boh, andiamocene a casa. Ok, grazie per il shopping. Buona giornata. Ok, buono, ciao bello. Oh mio Dio, è inquietante sto posto quando esci. Veramente è la cosa più inquietante del mondo. Quindi devo tornare dove sono arrivato, suppongo. Meno male che nessuno mi ha rubato la bici, ma perché probabilmente hanno capito che ero un disabile. Hanno capito subito che fossi un disabile e mi hanno lasciato in pace. Sto andando da dove sono arrivato, è giusto? Uiiii, non posso fare l'impennata in bici, così mi cade tutta la spesa. Knax!